lasciate libera qui la strada, andate sul parapetto, grazie tutti quanti. Allora, ci siamo con la musica dell'inno ufficiale. Fai tu la ripresa che scende, no? Abbiamo un attimo di pausa. Eccolo qua, sulle note dell'inno ufficiale del Mar Meeting diamo il via ufficialmente a questa 29esima edizione 2015, presentando i 15 atleti, 16, che si esibiranno proprio nell'ordine in cui li vedrete tuffarsi. Allora, dalla Russia, numero 1, Artem Zinchenko! Il campione del mondo in carica, il colombiano Orlando Duque. Dopo di lui l'atleta che gli contenderà, quasi certamente per quelli che gli contenderanno il successo finale, l'inglese Gary Hunt. Ora un altro veterano dei tuffi qui da furore è l'ucraino Anatoly Shevchenko. Cari amici, qui fare un applauso più forte, perché lui con un'espressione tipica italiana si è così sfogato per non poter partecipare alla gara, con problema al ginocchio nel tuffo di riscaldamento, l'inglese Blake Aldridge. Comunque sosterrà sicuramente i suoi colleghi amici. E poi è la volta dello statunitense di origine italiana Dan Colzuri. Siamo tre i rappresentanti degli Stati Uniti, è la volta di Andy Jones, seconda partecipazione qui a furore. E lui, così come invece Orlando Duque, il veterano dei veterani di questa manifestazione, ma è il sempre verde e sorridente francese Cyril Boumedjikhan. Anche se il vero mister sorriso è lui, dalla Repubblica Ceca, Michal Navratil. Saranno due debuttanti qui a furore, il sorteggio li ha messi vicini uno dopo l'altro. Il primo a tuffarsi sarà il colombiano Miguel García Celis. Sosteniamoli questi esordienti. L'altro arriva dal Messico, lui è Sergio Guzman. Vale, grande. È la volta per il secondo atleta messicano, si è infortunato nell'ultimo tuffo di prova, bendata la caviglia, ma presente, presentissimo, Jonathan Paredes. La sua pelota marina. E dall'Europa dell'Est l'unico rappresentante arriva dalla Polonia, Chris Fenus. E invece lui, anche a tanti anni che gareggia qui a furore un po' in tutto il mondo, un beniamino, un grande amico di furore lussemburghese, Alan Coy.
Elizabeth Francis, che è sudamericanissima, arriva dal Brasile, Giuseppe Malandro Alves de Lima. È un oggettivo amichevole. Ultimo tuffarsi, quindi potrà più qualche vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Il terzo atleta statunitense, anche lui sangue italiano nelle vene, Steve Lopue. Un attimo, è finita perché c'è l'inno italiano, scusate. Il momento più solenne della manifestazione e poi gli atleti potrete avvicinarvi. L'inno italiano. Presentati così come sarà l'ordine di tuffo.